siamo in una zona dove c'è questo torrente che diciamo andrebbe magari riarginato in modo maniera più ottimale e purtroppo poi io penso che con queste catastrofi è molto difficile ugualmente contenere le acque. E i tempi richiedono un modello di attività, specie dei consorzi di bonifica, la manutenzione del territorio in generale, ma parlando di idraulica, di rischio idraulico, centrale è l'operato dei consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica spesso, e in questo caso in modo ormai da troppo tempo costante, si occupano troppo e quasi esclusivamente del taglio della vegetazione, magari alle volte questa vegetazione rimane anche lungo gli alvei dei torrenti e creano anche un po' di imbarazzo all'acqua a andare via. Ma ormai il problema è che non si può limitare al taglio della vegetazione, ma come si vede anche in questa zona, ormai all'interno dell'alveo dei torrenti si sono creati tutti questi isolotti ormai che vanno a ostruire la capacità di Il flusso passaggio delle dell'acqua. acque e quindi alla fine nei momenti di maggiore difficoltà appesantisce anche il problema sia civile che a noi aziende agricole.